Blizzard 0G95 è uno sci da sci alpinismo ultraleggero, ma che offre un'ottima presa di spigolo e stabilità in discesa con un raggio di 22 metri e 95 mm al centro nella lunghezza di 178 cm. Costruzione Carbon Drive 2.0 con fibra di carbonio unidirezionale e anima in legno di paulownia ultraleggero. Gli sci hanno un profilo rocker camber rocker. Blizzard 0G95 sotto al piede con un'altezza dei 178, è uno sci molto polivalente, sicuramente consigliato con montaggio con l'attacchino. Lo sci, quando lo indossi, sembra più corto di quello che in realtà è la lunghezza descritta, e la sensazione è che è un po' più stretto di quello che è indicato. Lo sci è leggero, è molto reattivo, in curva soprattutto. Dobbiamo stare un po' attenti alla fase di cambio e portarlo bene in curva. Duro e adatto sicuramente a un pubblico misto, donne e uomini. Devo dire, è molto bello questo sci, mi è piaciuto molto. Non me l'aspettavo, è molto molto versatile, è leggerissimo, vorrei proprio usarlo per andare a fare una giornata con le pelli, e in discesa è molto versatile, in tutte le condizioni mi è veramente piaciuto. L'unica pecca forse, quando c'è tanta neve, è un pochino sprofonda. Mi sono trovato molto bene. E leggero, quindi permette degli ottimi dislivelli senza faticare troppo, e ottimo per, diciamo, quelle persone a cui piace andare veloce e sfruttare, diciamo, i pendii aperti. Patisce un po', pecca un po' diciamo sull'arco corto, però è un bello sci, diciamo che è uno sci che consiglierei a un cliente di medio alto livello. Mi ha colpito veramente tanto la struttura, nonostante la leggerezza incredibile che si ha nel piede, una struttura progressiva che ti accompagna nel tritato, nella polvere, e diciamo che ci vuole un buon piede per adattarsi a questo sci, che ha una spatola bella piatta, quindi nei cumuli di neve si incastra un pochino, fatica a portarti fuori dalla curva, e uno sci che però non può mancare nel proprio garage, perché ci si fa veramente di tutto, da canali sul duro, tritato, neve primaverile, e veramente veramente bello. E poi per il free touring, quindi tanti metri di dislivello, è uno sci veramente che nel piede non si sente. Un bello sci leggero da sci alpinismo, anche se in carbonio non è troppo nervoso e anche con le gambe stanche riesce a sciarlo bene. Uno sci da sci alpinismo, per uno sci alpinismo decisamente avanzato visto le misure importanti sotto il piede, ma uno sci decisamente leggero per le sue dimensioni. Non è però uno sci troppo facile, è uno sci che per riuscire a dare il meglio di se stesso devi stargli addosso, ha bisogno di uno sciatore che sci con una potenza abbastanza importante, dopodiché lui ti segue, è molto facile. Nelle curve strette riesce a curvare molto bene, nelle curve ampie ha un'ottima stabilità, una buona galleggiabilità per essere un 95, ma ha sicuramente bisogno di uno sciatore decisamente esperto, diversamente diventa uno sci un po' impegnativo, non permette una sciata troppo plaisir. Per il resto è sicuramente uno sci per gli sciatori di un medio alto livello, che può essere un ottimo sci. Uno sci molto reattivo ma quasi scorbutico, va sciato, bisogna starci sopra sempre, non è così intuitivo, è adatto a degli sciatori esperti e che hanno gamba, hanno fiducia nelle proprie capacità e vogliono spingere, non è adatto a tutti. Un buono sci, uno sci che permette delle ottime pellate perché è leggero, ma allo stesso tempo ti permette anche una buona discesa, perché ti permette di tenere in tutte le condizioni di neve e soprattutto di fare delle belle curve tenendo effettivamente. L'unica cosa che vorrei dire è che in neve fresca è uno sci che ha un medio galleggiamento, non un ottimo galleggiamento.